Per la 3M Perugia è arrivato il momento di fare sul serio. Dopo i festeggiamenti per la promozione in B1 e buona parte dell'estate trascorsa a programmare il prossimo futuro, la squadra di Guido Marangi è tornata al lavoro. Martedì 28 agosto l'intera dirigenza, lo staff tecnico e il gruppo delle giocatrici si sono ritrovati presso la palestra Capitini e subito si è respirata un'atmosfera positiva. C'è la consapevolezza che dobbiamo affrontare un campionato molto difficile, però con la stessa consapevolezza delle ragazze che Silvia, Michela, Francesca, Beatrice, Linda, che è la maggior parte del gruppo dell'annata precedente, con i giusti innesti che pensiamo di avere fatto, di affrontare il campionato con la massima serenità e compattezza come l'anno scorso. Direi che quest'anno, oltre che avere pensato alla prima squadra come legittimamente bisognava pensare, pensiamo di aver fatto un grande lavoro anche sul settore giovanile, perché ci siamo ampliati come gruppi e soprattutto con gli allenatori abbiamo fatto un programma per la crescita delle ragazze, che deve venire questo vivaio naturale. La categoria superiore è interessante da affrontare e non ci spaventa, perché comunque veniamo da una stagione eccezionale dell'anno scorso, che dobbiamo ricordarci quel che abbiamo fatto ma metterlo da parte, perché quando si ricomincia a giocare poi si riparte tutti da 0-0. Ovviamente saremo la matricola del campionato perché siamo i più giovani qui del girone, però non saremo sicuramente gli agnelli sacrificali. Ci siamo sentiti tutta l'estate con la società e abbiamo cercato dei profili che potessero adattarsi bene alla nostra squadra. Sicuramente aver confermato 8 persone ci dà un minimo di vantaggio su quello che è l'organizzazione della squadra. Ovviamente adesso dovremmo farla funzionare per una categoria superiore con i nuovi innesti. Al lavoro per Perugia, perché comunque se da tanto tempo ci conosciamo, loro hanno preso, diciamo, quello che è il ricordo mio della Sirio Perugia, e quindi mi trovo qua perché c'è anzitutto una grandissima squadra, hanno fatto, e c'è uno staff che conosco da tanti anni, mi fido di loro, e quindi c'è una relazione di amicizia e vediamo che cosa viene fuori. È un progetto che sto, diciamo, che mi ho messo in piedi e di cercare di dare quello che è stato dato a me, alle ragazze, e contribuire, collaborare con loro e mettermi in questi panni, che secondo me è ora. Devo tastare con mano quello che è veramente il lavoro dell'allenatore, che sicuramente è diverso di quello che si fa come giocatore. C'è tanta responsabilità, c'è tanto lavoro, c'è tanta pazienza, perché comunque è un progetto di insegnamento, ci vuole tanto tempo, no? Di un anno, che magari in un anno potesse fare tanto, però ci vuole pazienza, perché era un giocatore, ci vuole del tempo. È una categoria superiore, quindi la affronti con un entusiasmo differente, un po' più infantile, no? E però siamo tutte super super eccitate per società che affrontano questo tipo di campionato per le prime volte. Sia importante far fede alle persone che ci sono state, ma proprio appunto oltre a come giocatori, sicuramente come persone. Comunque è un impegno che inizia a essere gravoso. Sicuramente tenere determinati giocatori permette di avere una tranquillità anche proprio all'interno della palestra, durante gli allenamenti, sai come lavoriamo, sai il rapporto che c'è, e sicuramente eventuali disguidi che ovviamente possono crearsi durante una stagione vengono ben gestiti di certo. Sono 16 anni che faccio pallavolo in giro per l'Italia. Ho fatto B1, ho fatto A2, ho fatto anche un po' di A1, però insomma gli ultimi 3 anni sono stata a Trento con la Delta Informatica in A2. Ma dopo 3 anni nello stesso club e comunque l'idea di tornare anche in B1 mi ispirava parecchio. Ho saputo che comunque il girone di cui fa parte Perugia è un girone abbastanza impegnativo, quindi una doppia sfida. Si parlano delle ragazze molto solari, un bel gruppo unito, si conoscono tra quelle che si conoscono, però anche con noi sono state molto carine. È vero che siamo all'inizio, quindi finché non ci sono partite, risultati di mezzo, c'è un clima molto più rilassato, però insomma i presupposti per un bel gruppo ci sono. Questa nuova società mi ha ispirato molto, le ragazze sono molto unite, per cui un bel clima in cui lavorare in palestra con serenità, allegria, e si proverà a fare qualcosa di interessante. Ci sono buone prospettive, per cui cercheremo di fare del nostro meglio e speriamo bene. Puntare
sull'esperienza di questa squadra, perché ci sono giocatrici sicuramente di un certo livello e quindi cercare di stare al loro passo, e poi si vedrà come sarà questa esperienza. Con l'impegno e con la dedizione che c'è stata sempre negli anni passati, ancora di più quest'anno, soprattutto insomma in fronte al campionato che svolgeremo, e soprattutto ci sarà anche da conciliare studio con la pallavolo, e sarà una sfida, ecco. Pallavolo Perugia, perché comunque era una società che mi intrigava con il progetto di B1 nuovo, con giocatrici che già avevo sentito e l'allenatore ne parlavano tutti bene, comunque volevo un po' cambiare. Io ho già giocato in B1 altri 2 anni e quest'anno sento di potermi guadagnare qualcosa, quindi proprio con le mie forze penso di poter arrivare dove posso arrivare. Il gruppo l'ho conosciuto da poco, però mi sembrano molto simpatiche e penso che potremmo fare molto quest'anno. Sono molto contenta di far parte di questo gruppo, specialmente perché vorrei farmi la mia esperienza nonostante la giovane età, insomma. Affronterò l'anno giocando solo 2 volte a settimana con la Serie B, dato che faccio 2 campionati, ovvero Serie B e Serie D. Spero di trovarmi bene con il gruppo. Sono stata contenta anche perché ho avuto l'occasione di allenarmi con loro qualche volta l'anno scorso e quindi ho avuto una bella impressione. Sento che avrò subito dei legami, comunque sia mi troverò bene con loro, insomma.